Ciao a tutti, oggi parliamo di Giacomo Leopardi, tanto per cambiare, e in particolare parliamo di pessimismo. Tutti quanti, quando abbiamo fatto le superiori, abbiamo appreso che il pensiero di Giacomo Leopardi può essere suddiviso in due fasi. A volte poi queste fasi vengono ampliate, si arriva a tre o anche a quattro, però insomma diciamo che tutti quanti più o meno abbiamo imparato che Leopardi prima ha sviluppato il cosiddetto pessimismo storico e poi in un secondo momento il pessimismo cosmico. Naturalmente questo video non ha lo scopo di spiegarvi cosa sono questi due momenti della filosofia leopardiana, ma semmai spiegarvi perché questi due momenti in realtà non esistono e non sarebbe opportuno presentarli agli studenti in questo modo. Prima di entrare nel dettaglio, rispondo all'ovvia domanda che mi si potrebbe porre e che senz'altro mi verrebbe posta, cioè perché, no? Perché ti inalberi contro questa suddivisione manualistica che d'altronde necessariamente non può che essere semplicistica, come tutto ciò che insomma viene riportato sui manuali per ovvi motivi. Che male c'è, insomma, che danno fa, che cosa succede di sbagliato se impariamo Leopardi in questo modo? Diciamo che qua ho due risposte da dare. La prima è molto semplice: se è una cosa falsa, perché la devo dire agli studenti? Cioè, non vedo perché insegnare una cosa che in realtà non è vera. Non c'è nessun bisogno di schematizzare in questo modo Leopardi, sebbene una semplificazione sia ovviamente inevitabile, ma non è necessario farlo in questo modo che proprio è, come dire, riduttivo, molto semplicistico. Non ho avuto nessuna difficoltà in classe a spiegare Leopardi, senza parlare di pessimismo storico e pessimismo cosmico, ma semplicemente facendo leggere i testi e lasciando che gli studenti capissero anche un po' da soli qual era il pensiero di Leopardi. La seconda risposta, infatti, si collega proprio a questo, cioè riguarda una questione di metodo, nel senso che noi non è che studiamo letteratura perché è utile, è importante per lo sviluppo del nostro cervello sapere esattamente cosa pensava Leopardi e che filosofia ha sviluppato, non è tanto quello. Noi studiamo letteratura perché in questo modo apprendiamo come si legge un testo, che cosa si può trarre da un testo. In questo modo siamo poi in grado di applicare questo metodo che abbiamo imparato anche a tutti i testi con cui ci troveremo a che fare poi nella vita adulta. Quindi, ovviamente, no, non ha nessun senso che io mi metta a cattedra e dica: ok, Leopardi la pensava così e così e così fino al 24, poi dopo la pensava così, così e cosà. Non ha nessuna utilità. È nozionismo. Oltretutto, nozionismo pure falso, quindi voglio dire, non ha proprio senso. Ciò che invece è utile quando si studia letteratura è proprio imparare a leggere i testi. Quindi, partire da. Tra l'altro è poi un metodo che non riguarda solo la letteratura, ma insomma la consultazione delle fonti insomma riguarda diversi ambiti. Insomma, si parte chiaramente dal dato biografico, si studia la biografia dell'autore e parallelamente si leggono i testi in ordine cronologico, anche per aree tematiche. Io preferisco lo sviluppo cronologico perché appunto in questo modo è l'alunno che poi impara a fare i collegamenti ricordandosi di aver letto una cosa del genere anche in un testo di anni prima e poi si impara a fare, come dire, i paragoni o i collegamenti, insomma, tra testi di tipo diverso, quindi tra un testo in prosa, come può essere l'operetta morale, un testo in prosa ma ancora di natura diversa, come lo Zibaldone, i testi in poesia come Canti, eccetera. Tutto questo si apprende se si, come dire, se non si infarcisce la mente degli studenti prima di fargli leggere i testi di un sacco di cose, perché naturalmente altrimenti lo studente quando legge sa già che cosa aspettarsi. Ovviamente un minimo di, come dire, coordinate sul poeta, sul periodo va benissimo, vanno date, però per il resto, ecco, bisognerebbe affidarsi soprattutto ai testi. La critica andrebbe letta in un secondo momento, cioè dopo che tu hai letto il testo, e ovviamente andrebbe letta la critica direttamente, non il riassuntino della critica fatto dal manuale. Quindi la mia, come dire, rabbia nei confronti di questo modo stupido di insegnare Leopardi non è soltanto dovuta alla mia personale pignoleria o idiosincrasie mie, che senz'altro ci sono, ma anche a delle questioni abbastanza serie che riguardano proprio la didattica. Detto questo, vediamo perché non possiamo davvero parlare di pessimismo storico e pessimismo cosmico. Naturalmente nel video accennerò soltanto le questioni perché non posso entrare troppo nel dettaglio. Se vi interessano i riferimenti puntuali allo Zibaldone, Canti, eccetera, e se vi interessa in generale una trattazione più esaustiva, la trovate nell'articolo di cui metto il link in descrizione. Dunque, anzitutto, un piccolo riassunto su che cosa sarebbero questo pessimismo storico e questo pessimismo cosmico. Il pessimismo storico sarebbe una fase della filosofia leopardiana che più o meno va dal 17 al 24, caratterizzata dal fatto che Leopardi vede la natura come positiva, come elemento positivo benevolo, che ha creato l'uomo affinché fosse felice, e l'infelicità umana deriva invece quindi non da una volontà maligna della natura, ma da un allontanamento della specie umana dalla natura stessa. Di conseguenza la ragione viene vista come negativa, quindi contrapposta alla natura, perché ha proprio, come dire, permesso, anzi ha favorito questo allontanamento dalla natura stessa, proprio perché attraverso la maggiore consapevolezza e l'esercizio della ragione, ci si allontana invece dallo stato naturale.
Secondo questa categorizzazione, insomma, del pessimismo storico, Leopardi sosterrebbe, avrebbe sostenuto in questa fase che gli antichi, non meglio definiti antichi, fossero più felici o fossero felici perché erano più vicini alla natura. Viceversa, i moderni, avendo sviluppato oltremodo la ragione, il secolo dei lumi, insomma, il progresso scientifico, eccetera, si sarebbero allontanati dalla natura e quindi sarebbero più infelici. Dopo il 24, improvvisamente Leopardi si sveglia la mattina e decide che no, la natura è stronza, non è più benevola. Davvero, praticamente lo presentano così nei manuali, cioè sto un po' esagerando, ma più o meno siamo lì. All'improvviso scrive il dialogo della natura di un islandese, abbandona completamente la poesia, scrive le operette morali, dove dice che appunto la natura è maligna, la ragione è l'unico strumento di affrancamento da questa sorta di schiavitù della natura, l'unico modo per essere veramente liberi e non rassegnarsi, insomma, non piegare il capo dinanzi alle ingiustizie. E in quest'ottica il pessimismo diventa quindi cosmico perché non è più vero che gli antichi erano più felici, sono tutti tristi e la vita fa schifo per tutto l'universo. Dunque andiamo per gradi. Intanto vediamo cosa dice davvero Leopardi sulla natura e sulla ragione, anche prima del 24. Senz'altro è vero che inizialmente Leopardi vede la natura come molto positiva e ritiene che la ragione, se usata in maniera esasperata, è usata quindi per allontanarsi dalla natura, sia una fonte di dolore, di sofferenza per l'uomo. Però questa dicotomia non è così netta come viene presentata nei manuali, anzitutto perché Leopardi dice che ragione e natura, la ragione è figlia della natura, d'altronde se l'uomo ha la ragione evidentemente ci sarà un motivo, e quindi che diciamo la ragione dovrebbe essere al servizio della natura. Dice proprio in un passo dello Zibaldone che la ragione dovrebbe servire a illuminare la natura, non incendiarla. Quando la incendia, cioè quindi quando ci allontana completamente dalla natura, allora sì, è negativa. La natura è fortemente collegata alla capacità di produrre le illusioni. Se l'uomo è più vicino alla natura, è più in grado di produrre illusioni. Le illusioni sono, e su questo Leopardi non cambia idea, non è affatto vero che cambia idea, sono una sorta di dono che la natura ha fatto all'uomo, che permettono, insomma, di lenire la sofferenza. In che cosa consistono le illusioni? Sostanzialmente sono la memoria, il sentimento amoroso, il godimento del bello e la poesia stessa. È chiaro che le illusioni sono contrapposte alla ragione, no? Perché naturalmente le illusioni rappresentano proprio, un tentativo di sfuggire, anche se momentaneamente, alla consapevolezza della sofferenza. Su questo effettivamente Leopardi poi cambierà idea, nel senso che svilupperà, riuscirà a trovare un equilibrio tra l'uso della ragione e lo sviluppo delle illusioni, quelli che vengono chiamati i canti pisano-recanatesi, di cui fa parte per esempio a Silvia. Su questo poi Leopardi effettivamente, diciamo, cambierà idea, nel senso che più avanti troverà il modo di, diciamo, come dire, trovare un equilibrio tra le illusioni e la ragione, in quelli che vengono chiamati i canti pisano-recanatesi, di cui fa parte per esempio a Silvia. E sicuramente è vero che in un primo momento la natura è vista come maggiormente positiva e poi invece piano piano, certamente non dall'oggi al domani, diventerà un elemento negativo. Ma appunto questo non avviene in modo repentino e soprattutto non è comunque mai stata così netta questa contrapposizione tra ragione e natura. Veniamo poi alla felicità degli antichi. Anche su questo in realtà il discorso è molto più complesso, ovviamente. Intanto bisogna capire chi sono questi antichi, nel senso che non è mai specificato, già questo ci fa capire che la stessa filosofia di Leopardi è in divenire, insomma non si può considerare un pensiero strutturato. Del resto lo Zibaldone, l'opera nella quale lui esprime questa filosofia, non è un'opera, come dire, organica, ma è più che altro una raccolta di pensieri, per quanto naturalmente Leopardi sapesse che quest'opera un domani sarebbe stata pubblicata, perché ha sempre saputo di essere destinato alla grandezza in qualche modo, però certamente non è un'opera organica, quindi anche su questo bisognerebbe un po' porre l'attenzione. Ma togliendo il fatto appunto che questi antichi non sono tanto ben specificati, anche su questo non è che Leopardi abbia un'opinione netta in un momento X e poi un'altra opinione contraria in un momento Y. Anzitutto Leopardi non dice mai, ovviamente, che gli antichi erano felici, ma dice soltanto che erano meno infelici. Infatti lui sostiene che l'unico modo che l'uomo ha di sperimentare una qualche forma di felicità, o meglio un'attenuazione del dolore, è l'essere simile alle bestie, cioè appunto non usare la ragione. Quindi, che cosa caratterizzava semplicemente l'uomo antico nella visione molto romantica, no, di Leopardi e di tanti altri chiaramente nel suo tempo? Una maggiore vicinanza alla natura, ovviamente un progresso minore, no, un progresso proprio della scienza, della tecnologia inferiori, e di conseguenza una capacità maggiore di creatività e di sviluppo quindi delle illusioni. Ma non è vero che su questo Leopardi cambia idea.
Cioè, la superiorità degli antichi è qualcosa che Leopardi continuerà sempre a sostenere. D'altronde, Leopardi è pur sempre figlio di una tradizione neoclassica, per quanto se ne affranchi, è comunque un italiano e tutti i poeti italiani, che lo vogliano o meno, non possono non amare indefessamente, insomma, venerare gli antichi. Quindi, ovviamente, lui continuerà a sostenere questo e anche durante quello che viene chiamato il pessimismo cosmico. Quindi ovviamente lui continuerà a sostenere questo e anche durante la fase del cosiddetto pessimismo cosmico, in realtà questo continua a rimanere fermo, un punto fermo per Leopardi. Oltre a questo, già prima del 24, che sarebbe appunto la famosa data in cui si sviluppa il pessimismo cosmico, Leopardi comunque inizia a parlare non più di antichi, cioè quindi di greci, per parlarci chiaro, o di romani pre-Cesare, insomma, prima della nascita dell'impero. Questo lo dice ad un certo punto, insomma, anche questo non è che è scritto nella pietra, però, insomma, per capirci, scrive nel 22 Leopardi l'Inno ai Patriarchi, che fa parte dei canti, quindi è una poesia, in cui arriva in realtà a sostenere che l'unica forma possibile di, sempre tra virgolette, felicità, sia quella che l'uomo può sperimentare in uno stato, in una condizione pre-sociale, quindi qualsiasi forma di società, su questo Leopardi si dilunga molto, qualsiasi forma di società in realtà porta alla barbarie, in qualche modo perché è proprio la civilizzazione, secondo lui, che siccome ovviamente corrisponde all'allontanamento dalla natura, produce la barbarie e quindi appunto lo sviluppo maggiore della ragione, perché per lui queste due cose vanno di pari passo. Quindi in realtà l'unico momento in cui l'uomo può aver sperimentato una qualche forma di felicità è prima che costituisse una qualche forma di società. Per questo l'inno è dedicato ai patriarchi, ai principi del genere umano, e dice proprio questo: che sostanzialmente soltanto i bruti, quindi le persone che non hanno senno, e i primitivi, e lui parla anche dei popoli della California, che recentemente insomma venivano studiati dalla nascente antropologia, sono capaci di sperimentare una minima forma di felicità, perché sono veramente nello stato di natura. Quindi anche questa visione degli antichi come assolutamente felici, a parte che non è mai esistita in questi termini, ma comunque subisce delle modifiche già prima del 24. E infine veniamo al concetto di felicità, perché molto spesso quando si parla di pessimismo cosmico si dice: all'improvviso, dopo il 24, Leopardi sostiene la sostanziale infelicità dell'universo e la vanità di tutte le cose, mentre prima non la sosteneva. Ma questo è platealmente falso, perché in realtà Leopardi, che tutto è vano, e che l'uomo è destinato all'infelicità, lo dice tantissime volte, sia nello Zibaldone che nei Canti. Per quanto riguarda il fatto che l'uomo fosse destinato all'infelicità, su questo Leopardi cambia idea miliardi di volte nel corso anche dello stesso anno, cioè da un mese all'altro dice una cosa diversa. Perché non è sicuro nemmeno lui, naturalmente, ripeto, è una filosofia in divenire quella che lui sta producendo, quindi a volte dice che la natura ha creato l'universo e che quell'universo era già destinato alla morte, all'infelicità, e poi la natura ha prodotto, diciamo, delle sorte di toppe, che appunto sarebbero le illusioni per lenire questa infelicità. Altre volte dice invece no, la natura non ci ha creato per essere infelici. L'infelicità non è sostanziale, non è connaturata, è qualcosa che deriva dall'allontanamento della natura, ma non c'è una scansione temporale per cui il pensiero si evolve in maniera lineare, ci sono tantissimi ritorni. Quindi è assurdo proporre agli studenti questa suddivisione quando poi vengono loro fatti leggere dei testi degli anni del cosiddetto pessimismo storico che dicono tutt'altro. Per dire, tra il 17 e il 19, Leopardi scrive l'ultimo canto di Saffo, in cui parla della sostanziale infelicità di chi è destinato dalla natura a vivere in un corpo deforme. Quindi in questo caso parla proprio di colpa della natura, Saffo parla esattamente di questo. Oltretutto, parliamone anche del fatto che Saffo è una poetessa del VII-VI secolo a.C., quindi effettivamente una donna dell'antichità, per cui secondo questa scansione così netta avrebbe dovuto rappresentare la felicità, invece guarda caso viene scelta come emblema proprio di colei che alla fine si suicida, e dice espressamente che la natura la rifiuta. Che la natura è colpevole perché l'ha messa al mondo per poi dopo rifiutarla, non renderla partecipe dello spettacolo che la natura stessa offre. Oppure, nel 20, Leopardi scrive La sera di festa, poesia che si fa leggere sempre a scuola, dove Leopardi dice proprio che la natura mi fece all'affanno, dice, mi ha creato per soffrire, e dice che tutto è vanità, che nulla dura, che niente rimane, che alla fine tutto è inutile. Stessa cosa dice nella poesia d'Angelo Mai, che è sempre del 20, anche se questa effettivamente a scuola raramente si legge. Quindi, capite che non ha davvero senso spiegare Leopardi in questo modo perché ci sono tantissime contraddizioni e il fatto che gli studenti non le notino vi fa capire quanto approfondito sia lo studio. Cioè, lo studente impara che
Dal 17 al 24 Leopardi dice una cosa X, poi legge dei testi in cui dice una cosa Y e lo studente nemmeno se ne accorge. Non se ne accorge nemmeno l'insegnante che glielo sta spiegando. Pensate quanto siamo messi male nell'insegnamento della letteratura italiana a scuola. Ma questa non è neanche la cosa più assurda. Infatti, molto spesso i manuali, quando parlano dell'inizio del pessimismo cosmico, dicono che c'è stata una sorta di fase di transizione, forse perché si rendono conto che è assurdo pensare di proporre una suddivisione così netta. In questa fase di transizione, Leopardi, non trovando come dire il coraggio, non riuscendo a rassegnarsi a dare la colpa alla natura per la sofferenza umana, si inventa un terzo elemento che sarebbe il fato. E quindi per un certo periodo le forze in campo sarebbero state tre: fato, natura, ragione, e dove il fato sarebbe stato il colpevole appunto della sofferenza umana, quindi la natura invece sarebbe rimasta, ne sarebbe uscita pulita. Qual è il problema di questa tripartizione? Diciamo che anche senza andare lì a cercare le occorrenze del termine fato nell'opera leopardiana si potrebbe forse supporre che un uomo che, insomma, è nato alla fine del Settecento, proprio cresciuto assaporando i fumi dell'illuminismo, oltretutto sempre stato materialista e ateo, insomma, forse è un po' difficile che credesse nel fato come forza misteriosa, no? Come divinità che decide le sorti degli uomini. Ma poi, insomma, se si va a guardare quando è che Leopardi parla di fato, bene, scopriamo che nell'intero Zibaldone, che vi assicuro è abbastanza grosso come volume, lo Zibaldone è questo, potete immaginarvi quanto è piccolino, ed è scritto anche molto piccolo il carattere, quindi sono qualche migliaio di pagine. Ecco, in tutta questa mole di parole, la parola fatto ricorre 4 volte. 4. Beh, come parla del fatto Leopardi in queste 4 occorrenze del termine? Dunque, ne parla ovviamente in senso metaforico. Naturalmente non fa mai riferimento ad una forza nella quale lui crede davvero, una volta ne parla parlando del destino che hanno subito le opere di Vittorio Alfieri, quindi evidentemente è un modo di dire, le altre volte insomma ne parla o parlando di, insomma, della mentalità greca, magari di Platone, insomma di altri autori, oppure usandolo proprio come figura retorica, no? In senso metaforico. Lo stesso accade nelle opere temorali, nelle quali ugualmente la parola ricorre 4 volte, ma sempre appunto in senso metaforico per indicare altro. Dov'è che la parola ricorre invece più frequentemente? Guardate un po' nei canti, che però forse bisognerebbe ricordarsi che sono testi poetici, dunque naturalmente non è che possano essere presi alla lettera, non sono trattati di filosofia, sebbene anche nelle poesie Leopardi in qualche modo esponga il suo pensiero. Di conseguenza, anche lì, le volte in cui si menziona il fatto è sempre un modo di dire, è sempre una metafora, oppure una parola messa in bocca a persone come appunto Saffo o Bruto, che di conseguenza, siccome hanno vissuto in epoche in cui il fatto esisteva veramente come divinità insomma, nella religione dei popoli, ovviamente ne parlano, oppure ancora lo troviamo nelle poesie neoclassiche di Leopardi, le prime, le canzoni, dove ovviamente lui usa un linguaggio che appunto è modellato, no, su imitazione dei classici, quindi insomma il fatto non esiste, è un concetto in cui Leopardi non ha mai menzionato, non ha mai espresso in nessun modo, però i manuali decidono di infilarlo lì, giusto perché così sembra che la transizione dal pessimismo storico a quello cosmico sia stata meno brutale, meno traumatica. Infatti, per fare un esempio clamoroso, nel 1833, quindi ben oltre l'inizio del pessimismo cosmico, Leopardi scrive la poesia a se stesso, in cui dice: al genere nostro il fato non donò che il morire, cioè il fato ha destinato, ha riservato al genere umano solamente la morte. Quindi, ma come? Non era la natura nel pessimismo cosmico a essere colpevole? Allora perché c'è il fato di nuovo nel 1833 se era una forza misteriosa che compare solamente all'inizio nella fase di transizione? Insomma, come vedete sono cose che non stanno in piedi. Allora a questo punto uno si domanda, ma se queste cose sono così macroscopiche, no? Così evidenti, perché continuiamo a spiegare Leopardi in questo modo nelle scuole? Anche qua le risposte sono due. La prima è che molto banalmente i manuali di letteratura italiana sono vecchi. Sono vecchi per quanto riguarda i contenuti, cioè ogni qualvolta viene proposto a un docente un nuovo manuale di italiano, cioè la nuova edizione di un manuale di letteratura italiana, il manuale come viene modificato? Si modifica la grafica per renderlo più appetibile, più colorato, ci sono più foto, il carattere è un po' più grosso, è pieno di schemi, pieno di riassunti, perché ovviamente i ragazzini poverini non possono fare lo sforzo di farseli da soli, non sia mai che imparino che cos'è la schematizzazione o il riassunto, oppure il linguaggio viene modificato, un pochino semplificato, no? Se osservate le varie edizioni di un medesimo manuale, insomma, vi mettete le mani in testa, perché è davvero molto deprimente. I contenuti invece, quindi la scelta dei testi, la scelta dei critici, quando c'è appunto una parte dedicata alla critica, è sempre la stessa.
Cioè, quindi pensate che questa divisione, questa del pessimismo storico e pessimismo cosmico risale all'inizio del Novecento. Non è che da allora non è stato più scritto niente su leopardi, però si sceglie di menzionare sempre gli stessi critici. Tra l'altro, appunto, come dicevo, non c'è neanche, non vengono neanche proposte spesso e volentieri letture critiche proprio dai testi, ma direttamente appunto questo rimpasto vomitato pronto, pronto per i ragazzi che così non devono neanche digerirlo. La seconda risposta è ancora più deprimente, e cioè che molto spesso gli insegnanti in primis queste cose non le sanno perché i leopardi non l'hanno mai letto. Infatti, per laurearsi in letteratura italiana non è necessario aver letto tutti gli autori, ma nemmeno proprio averli minimamente accennati. Se si è fortunati o se si è molto volenterosi, si danno 3 esami di letteratura italiana alla triennale, altrettanti alla magistrale. Forse in qualche corso di laurea si riesce a darne anche di meno, anche perché non solo i laureati in lettere insegnano italiano, disgraziatamente. Quindi già capite che insomma non c'è chiaramente il modo di studiare tutto, non solo, ma gli esami di italiano, in realtà gli esami in lettere più o meno tutti, sono strutturati su delle monografie, quindi si incentrano attorno ad un argomento specifico che quindi si approfondisce. Se quindi sei fortunato, magari su quei 6 esami che dai, ogni volta fai un poeta diverso e quindi magari 6 poeti li conosci abbastanza bene, posto che chiaramente non avrai comunque letto tutto e questo non sarebbe possibile. Altrimenti magari ti dai 3 esami su Dante e non vedi mai Tasso, per dire. Perché il resto, la restante parte della letteratura di quel periodo che viene affrontato dall'esame si studia, pensate un po', dai manuali, che molto spesso sono gli stessi delle scuole superiori. Quindi io mi laureo in letteratura italiana avendo studiato letteratura nello stesso identico modo in cui l'ho studiata alle superiori, salvo quei 2 o 3 autori che ho potuto approfondire. Naturalmente, se uno desidera diventare un esperto di letteratura italiana e magari anche, chissà, un buon docente, si va a studiare gli autori da solo, si suppone che abbia sviluppato, insomma, acquisito gli strumenti per studiare la letteratura in modo autonomo, ma immaginate quanto è alta la percentuale di studenti universitari che fanno questa cosa.